In modalità storia giocate per divertirvi. Collaborate, risolvete il caso e indirizzate la storia come volete. Quanto bene conosci i tuoi amici? Scegli con attenzione. Sarà sempre una questione di vita o di morte. Chi credi sia più freddo sotto pressione? Scorri a destra e sinistra per osservare le carte. Scorri verso l'alto per giocarne una. La decisione non è comune. Nessun giocatore è il più votato. Sei pronta? Sempre pronta. Piano e bene, come da manuale. Che facciamo? Vota una decisione spostando il puntatore sulla casella. Per proseguire occorrerà la maggioranza. Gioca una carta decisione se vuoi impedire ai tuoi amici di votare una scelta. Inizierai con una carta. Ottienine altre completando le ricerche e gli eventi a tempo. Per questa scelta puoi usare la tua carta decisione. È gratis, che dici? Quando appare, tocca al pulsante decisione per prendere il controllo. Qualcosa non quadra. Diamo un'occhiata. Vediamo. Io la porta sul retro. Io le finestre. Furtivi. Entriamo. Usate il puntatore per colpire il bersaglio prima che scada il timer. Chi lo colpirà prima avrà una carta decisione.
Merda. Tom. Mani in alto, adesso! Per sparare, sposta il puntatore sul bersaglio prima che scada il tempo. Pensa prima di sparare. Non dovrai farlo per forza. Mani dietro la testa e niente mosse brusche. Ora sparo! Non sparare! Ehi! Non provocarmi, stronzo! Non le farò del male! Aiuto, vi prego, fatemi uscire! Mani in alto! Adesso non te lo ripeterò ancora! Non serve. È finita. La caccia al manipolatore si è chiusa tragicamente stanotte quando la polizia del terzo distretto ha arrestato il sospetto, Jonathan Finn. Finn è accusato della serie di orribili delitti che ha tenuto in scacco la città e della morte dei primi agenti intervenuti sulla scena. Vi aggiorneremo sugli sviluppi. Signore e signori, l'accusato, Jonathan Finn, è colpevole. Non c'è alcun dubbio. A voi si chiede solo di decidere come punirlo. Quest'uomo, il cosiddetto manipolatore, ha terrorizzato la nostra comunità con i suoi brutali omicidi. Ha imbottito di esplosivo le sue vittime per colpire i primi coraggiosi agenti intervenuti. Jonathan Finn ha scelto delle persone innocenti come bersagli solo per soddisfare la propria vena sadistica. Jonathan Finn ha confessato tutti questi crimini fino all'ultimo. Richiedo alla corte di tenere in considerazione la confessione spontanea di Jonathan Finn, che così ha risparmiato alle famiglie delle vittime un lungo processo e ha dimostrato che l'imputato prova rimorso per le sue azioni. È mia specifica richiesta dunque che Jonathan Finn non sia condannato a morte, ma piuttosto che resti in carcere per il resto dei suoi giorni senza condizionale. Grazie. Jonathan Finn, lei si è macchiato di crimini così efferati che questa corte non ha alternativa se non condannarla a morte per iniezione letale. La corte si aggiorna. Chi pensi sia il più affidabile? Uno di voi ha ottenuto più voti. Tocca il registro sulla tua app per gli sviluppi della trama, le biografie dei personaggi
e per controllare i principali snodi della storia. Sono Ray Weaver e questo è The Crawl. Iniziamo subito la serata con il nostro cattivone locale, Johnny Finn, il manipolatore. Ha trascorso ben 5 anni nel braccio della morte. Al signorino restano 48 ore sul nostro grande pianeta blu, quindi ho pensato, ehi, qualcuno di voi conosceva le vittime? Le linee sono aperte. Primo ascoltatore, sei in linea? Ehi, sì, sì, amico, intendo dal mio punto di vista. Quel figlio di puttana va fritto e basta, o no? Ok, da piccolo ha sofferto, ma non è una scusa per prendersela con i nostri bravi agenti. Capisco, ma non è che i nostri poliziotti abbiano una gran reputazione. Guarda ad esempio Marnie. Promozione alla omicidi, medaglie e tutto il resto. Quella è diventata famosa, ma, indovina un po', viene fuori che è più sporca di noi che siamo qui nel fango. Prove gestite malissimo, condotta inappropriata e chissà cos'altro. Cavolo, non si può mai sapere chi sono davvero i buoni. Buongiorno. Altri due omicidi a opera di ignoti. I nomi in rosso sulla lavagna aumentano. E vi dirò, tutti questi casi irrisolti infangano il nome che il distretto si è costruito. Mettiamo Marnie la maga sul caso. Dicono sia molto brava a far sparire le cose. Figlio di puttana. Detective Calvary, io non ho sentito. Andate. Ehi, Becky. Ignoralo. Calvary? Ha fatto rapporto su di te perché sei un bersaglio facile. Un gran bel riconoscimento alla carriera. Tu stai bene? No, non proprio. Sembra che l'universo ce l'abbia con me, quello stronzo al mio futuro nelle sue manine sudate. So che può sembrare così, ma non hanno niente. Resta calma. Stai alla larga da Calvary. Passerà. Sì, grazie. Devo solo riuscire a convincermene. Detective Marnie, possiamo parlare? Senti, Marnie, non sono autorizzato a commentare le indagini in corso degli affari interni, ma se ne risente il mio miglior detective. Mi spiace, signore. Ehi, non scusarti. Sei brava. E so che non hai manomesso di proposito la scena del crimine. Saranno i fatti a parlare. Grazie per la fiducia. A volte sembra che non abbiamo scelta in queste cose, ma tu l'hai, capisci? Sì, ma certo. Vorrei crederci, ma l'esecuzione del manipolatore è fra 48 ore. È un bel peso avere fatto condannare qualcuno. Non deve distrarti. L'esecuzione di Finn non sarà mai troppo presto. Molti sono d'accordo con te, me incluso. Ma posso scommettere che nessun altro brama una notte di sonno tanto quanto me. Il fatto che respiri ancora mi tiene sveglia. Messaggio ricevuto. Sto andando a parlare con lui. Scusa se non sono tornata in tempo. Incontrare Finn senza il suo avvocato non mi fa impazzire. Lo so. Grazie per la tua disponibilità. Beh, non gli rimane molto tempo. Direi proprio di no. Mi dai un'anteprima? Capirgli informazioni è molto dura. Serve strategia. Bene, consigli? Fai in modo che ti parli di Adam Jones. Chi è Adam Jones? Meglio che te lo dica lui. Hai un piano? Se davvero ha qualcosa da dire, sono pronta ad ascoltarla. Ti chiamo dopo?
Grazie. Ok. Buon pomeriggio. Salve. Il tuo avvocato mi ha detto che volevi parlarmi. Sì, anche se non mi crederà. Nessuno lo fa. Incolpavo Dio per ciò che è successo. A Las Palmas, l'orfanotrofio. Eravamo bambini. Ci fidavamo. Ma ora li ho perdonati. Dio ci ha insegnato il perdono. Se me ne vado, non voglio farlo da bugiardo. Allora dimmi la verità. Signorina Graves, io non ho ucciso nessuno. Credi che Adam Jones sia il vero responsabile di questi omicidi? Oh, non lo credo. Lo so. Chi è? Adam era il mio migliore amico all'orfanotrofio. Lui ha ucciso tutti. Ti ascolto, ma devi dirmi decisamente di più. Adam e io siamo stati nella stessa merda. Sono cose che ti legano. Adam è fuggito e io ho scoperto le droghe. Da quando sono uscito ero sempre fatto. Poi, qualche anno dopo, o qualche secolo, per quanto ne so, Adam riesce a trovarmi online. Continua a scrivermi e scrivermi e a rivangare tutta la merda successa all'orfanotrofio. Dice che sa esattamente come farla pagare a quelli. Quindi ci siamo accordati. Io ammetto tutto, distolgo l'attenzione da lui, mi faccio qualche mese di galera e poi bam! Altri omicidi del manipolatore. Non posso essere io perché sono già qui. Ingegnosa, no? Comodo per te. Comodo? Comodo è padre Rominski che dirige un orfanotrofio. Una volpe tra le galline. Lei non ha idea di come fosse laggiù. La stanza dei giochi. Beh, lui la chiamava così, ma sapevamo tutti che lì dentro si divertiva solo lui. La polizia non l'ha trovata? No. Può andare a vedere lei stessa. Non so se ci sia ancora l'orfanotrofio. Allora dov'è? Adam, adesso? Non ne ho idea. Come lo troviamo? Da dove partiamo? Conosco un posto. Dove? Non è... È meglio se le disegno una mappa. Questa decisione spetta a chi hai votato come più affidabile. Davvero si fida a darmela. Dicono che uccida più la penna che la spada. Bello. La mia memoria è arrugginita. Credo che dovrei essere là fuori per poter seguire meglio le tracce. Supponiamo che tu dica la verità. Non sai dove si trovi adesso. Sembra ti abbia lasciato nei casini e sia sparito. So come Adam. So i posti che frequenta. Potremmo andare insieme a cercarlo. Devi dirmi molto più di questo. Non andrai da nessuna parte. Perché mi sono fidato? Qui dovrebbe esserci Adam Jones, non io. Se è tutto vero, farò in modo che tu non muoia da bugiardo, ok? Indagherò su questo Adam Jones. E se esiste, lo troverò. Secondo te? Ho letto un rapporto su Adam Jones. Era a Las Palmas insieme al mio cliente, ma è morto nell'incendio che ha distrutto tutto. Ho capito dove vuoi arrivare, ma so che non funzionerà. Non rilasceranno mai Finn, è troppo instabile. Lo so, non è questo che voglio. E perché mi hai fatto venire? Se dici al giudice di Adam Jones, può dare un permesso temporaneo a Finn, perché aiuti la polizia a rintracciarlo. Lana... È troppo tardi. Si otterrebbe un appello. Stiamo solo posticipando l'inevitabile.
La storia su Adam Jones è plausibile, Felicity. Non ho mai voluto la pena di morte, ma le nuove informazioni non basteranno a impedirla. Finn non è una brava persona, ma non è il manipolatore. E se morisse lui, l'assassino sarebbe ancora libero. Sì. Hai ragione, lo diciamo al giudice Benston e vediamo che succede. Grazie, Felicity. E ancora presto. Chi pensi sia il più persuasivo nei discorsi? Grazie per aver accettato di vedermi. La signorina Petty mi ha già informato su questa faccenda di Adam Jones. Sì, signore, ho appena parlato con Finn. Sa, per esperienza so che se ti accendono una candela sotto al culo, fai uscire una mongolfiera dalla bocca. Scusi? Lei crede alla sua storia? Il tempismo è un po' sospetto, ma credo stia dicendo la verità. O una parte. I riscontri finora lo confermano. Qualcuno ha parlato con Jones? Si suppone che sia morto da anni. Un po' tirata per i capelli, non crede? Sembra che Jones sia ancora vivo. È sicura che Finn sappia rintracciarlo? Non possiamo esserne certi se non proviamo, signore. È piena di sorprese, signorina Graves. Se fosse al mio posto, lei cosa farebbe? Credo possa aiutarci. Se lei rilasciasse Finn per un giorno, sotto scorta armata, potremmo riuscire a salvare un innocente da un'esecuzione ingiusta. Capisco. E va bene, Graves. Jonathan Finn verrà rilasciato sotto la custodia della polizia. Ma solo per 3 ore, non di più. Grazie. Ehi, Lana, non ci crederai. Lo hai convinto? Mi ha lasciato di stucco. Wow. Bel lavoro, Flissi. Flissi, no. Ah, vado ad avvertire quelli della omicidi. Buona idea. Felicity, grazie. È presto per i grazie. Assurdo. Il caso contro Finn era inattaccabile, Cristo. L'abbiamo beccato con un ostaggio, cazzo! Se il giudice ha cambiato idea, devi avergli raccontato una bella storia. Mi spiace farvi questo, siamo tutti dalla stessa parte. Un uomo verrà giustiziato e dobbiamo essere certi che lo meriti. Oh, Jonathan Finn se lo merita. Su questo non ho dubbi. Chi era esattamente Adam Jones? Il suo nome era già uscito nell'indagine. C'era un Adam Jones all'orfanotrofio. Ma sai cosa? Il poveretto è morto nell'incendio che ha distrutto la struttura. Quindi è un bel vicolo cieco. Finn ha un gran tempismo. Per te dice cazzate. Credo che ci sia un fondo di verità. Lo pensa anche il giudice. Ha rilasciato temporaneamente Finn perché ci aiuti a trovare Adam Jones. Finn dice che Rominski aveva una stanza segreta all'orfanotrofio. La chiamava la stanza dei giochi. Era lì che svolgeva le sue attività extracurricolari. Ti suona familiare? No, me ne ricorderei. Non c'era nel rapporto.
Mi stavo chiedendo, signor Hillary. Allora, quando hai esaminato i corpi delle vittime del manipolatore, hai scoperto niente che suggerisse l'esistenza di un altro sospetto? Cavolo, era 5 anni fa, ma non mi pare. Nessun motivo per sospettare di altri, a parte Finn. Ricordo solo di aver... ecco, presentato un'analisi parziale delle prove, perché il signor Finn aveva confessato e il caso era chiuso. C'erano altre prove da analizzare? Beh, sì, c'erano tracce. Hai accesso a quei dati? No, davvero, aspetta un attimo, cazzo. Come puoi anche solo pensare di lasciare uscire di cella quel bastardo di Finn? Aveva un movente! L'inferno vissuto alla Spalmas, odiava la polizia! E il capello sull'altra scena del crimine! Era nella roulotte, giusto? L'assistente sociale era lì. Bene, Detective Marnie, potresti raccontarmi di nuovo di quella notte? Te la racconto io, in 2 parole. Mancata opportunità. Avremmo potuto ammanettare Finn proprio lì. Vorrei sentire la Detective Marnie, se posso. Certo. Catherine Hope era un'assistente sociale all'orfanotrofio di Las Palmas. Non sapevamo fosse lì. Chi descriveresti come il più coraggioso tra di voi? C'era stato un 10-8 a O'Gaven Trailer Park sulla strada. Un'irruzione in corso. Ero la più vicina, quindi sono andata da sola. Sarebbe stata una passeggiata, ma quella notte tutti erano sulle spine perché il manipolatore stava per colpire. E tutti potevamo essere il prossimo. Qui 609, dal luogo della chiamata. L'assassino è fuggito, ora entra. Cancello dietro aperto. Ricevuto 609, massima prudenza. Cerca gli indizi nella parte superiore dello schermo. Quando li trovi, usa il puntatore per evidenziarli prima che scada il tempo. Otterrai una carta decisione per ogni indizio. Gli indizi ti aiuteranno in futuro. Prova a scoprirli tutti.
Aiuto, aiuto! Shh. Ok, va tutto bene. Stai calma. Chi te l'ha fatto? Ero in un bar, poi... non lo so. Mi sono trovata qui. Oddio, aiutami, ti prego, aiuto. Che succede? Io... Solo chi sceglierai come il più coraggioso farà questa scelta. Ok, rimuoverò il timer. Oh, oddio! Oh mio Dio, tiratemi fuori! Calma, la prego! Oh, presto! No! Oh mio Dio! Merda! Almeno quella notte c'è stata una sola vittima. Non che sia servito a molto. L'assistente sociale è morta in un incidente poco dopo. Non è un'esperienza che vorrei ripetere. Finn t'ha vista arrivare. Ed è scappato prima di finire. Sì, era così di fretta che ha lasciato la roba. Com'è fuggito Finn? Ho cercato di isolare il perimetro, ma... Finn se n'era già andato quando sono arrivati i rinforzi. Allora come hai collegato Finn alla scena? Il signor Finn aveva lasciato un capello sulla scena. Inserito il DNA nel nostro database dei criminali, lui è risultato corrispondere. Era già nel sistema. Finn entrava e usciva così tanto che da noi mancava solo una porta col suo nome. Quando ci hanno fatto la soffiata che si trovava in una casa occupata, eravamo semplicemente in zona. Sembra proprio che attiri la merda, detective. Almeno io l'ho beccato, stronzo. Oh, mamma Orso si è arrabbiata. Attenti! Ok, ok, la smettiamo con le scaramucce adesso. Facciamo almeno finta di lavorare insieme. Il caso del manipolatore ha scosso tutti. Abbiamo gettato abbastanza sale sulle ferite per oggi. Sergente! Direi che abbiamo finito. Può servire altro? Hai dei file con le analisi della scientifica su Adam Jones? Non quelli della sua morte. Han preso dei campioni mentre era all'orfanotrofio? Sì, probabilmente. Sarebbe possibile confrontare il tutto con le prove trovate sulle scene del crimine del manipolatore? Stiamo scherzando! Stai facendo perdere tempo a tutta la divisione, lo capisci? Ho un'idea migliore. Lasciamo che lo stronzo psicopatico crepi. Calvary, basta. Se ne occuperà Hillary. La terremo aggiornata. Grazie. Ehi, Graves. Sì? Volevo solo dirti che... Calvary è un coglione. Già. Non preoccuparti. Mi sei stata utile. Oh, ehi, che fai stasera? Io... Cosa? Ho una pila di fogli altissima a casa mia. Non ce la faccio a leggerli da sola. Mi sa che questa volta passo. Ti diremo se ci sono novità. D'accordo. Buona serata. Quale dei tuoi amici sa restare più calmo quando si agitano le acque? Una trappola. Bersaglio numero uno, Rupert Walsh, il becchino locale. Beve. Non sembra collegato all'orfanotrofio di Las Palmas. Dopo l'omicidio, il manipolatore ha collegato un fucile alla porta del motel, uccidendo il primo agente intervenuto.
Secondo bersaglio, Frederick LeMay, inserviente alla Spalmas. Casi di droga, aggressione, ma niente condanne. Il manipolatore ha lasciato il cadavere al buio e ha riempito le lampadine di C4. Il primo agente arriva, preme l'interruttore e... sayonara. Terzo bersaglio, padre Rominski. Il manipolatore ha cucito esplosivo nel corpo così che innescasse al solo movimento. Lo ha messo in posizione di preghiera e lo ha costretto a confessare i suoi peccati, ovvero gli abusi compiuti da lui e dai suoi compari all'orfanotrofio. Il primo agente sulla scena... era il sergente Teller. Una teoria. Mentre il primo bersaglio non sembra collegato alla Spalmas, tutti i primi agenti sulla scena erano del terzo distretto, inclusa Marnie. Le prime vittime erano una copertura e i veri obiettivi, i poliziotti del terzo distretto. Perché colpire loro? Contatti. Chi vuoi chiamare? Becky Marnie. Chiamo Becky Marnie. Detective Marnie? Sono Felicity Graves. Ciao. Ciao, mi spiace chiamarti così tardi, ma sto esaminando il materiale del caso e... potrei esporti una mia teoria. Certo, spara. Ho visto che tutti gli agenti che hanno risposto alle chiamate erano del terzo distretto come te. Tu non credi sia possibile che i veri bersagli di ogni omicidio del manipolatore fossero in realtà gli stessi poliziotti? Io suppongo sia possibile. Non sto accusando i poliziotti di nulla e so che... eri tra gli agenti che hanno risposto alla chiamata. Per questo mi stavo domandando se non ci fosse qualcos'altro. Del rancore. Conoscevi i poliziotti? Sai perché Finn volesse prendere di mira proprio loro? Onestamente, potrei pensare a milioni di motivi. Ero nel terzo distretto, certo, ma sono scappata appena ho potuto. Che intendi? Lì era un inferno, almeno allora. Droga, corruzione e tutto. Non erano bravi ragazzi. E ora? Dopo gli omicidi del manipolatore è un po' migliorata. Interessante. Bene, mi sei stata di grande aiuto, Detective Marnie. Di niente. E chiamami Becky. Grazie, Becky. Qui 125 al 1016. Sto entrando. 125 ricevuto, fai attenzione. È la polizia! C'è qualcuno? Oh mio Dio. Signore, mi può sentire? Ehi, che succede? C'è un problema. Cosa? Era uno di noi. Cosa? Cos'è successo? Stiamo ancora ricostruendo. Un omicidio, gli agenti vanno, il cadavere è una trappola. Stile manipolatore. La polizia? Chi? Come? È Calvary. Cosa? Non può essere...
Ma è ridicolo! Stanno ancora ricostruendo l'accaduto. Becky. Oddio. Scusa, potresti restare fuori dalla mia zona di lavoro? Grazie. Da quel che si desume, sembra che Calvary fosse con una prostituta. Dio. L'ha portata qui dove, sai... L'hanno trovata? Ho una descrizione parziale. 20 anni, mora. Bene. Calvary ha svuotato un caricatore sul muro e non ha preso nulla. Il sangue qui è suo e dell'agente Montesinos. Ha risposto lui? Il corpo di Calvary era pieno. Trappole. Cazzo. Caricatore, se ti tagliano la gola da dietro, perché sparare di qua? E col killer davanti, come fai a mancarlo? Oddio. È proprio lui. Niente? Niente di utile. Becky, mi dispiace, ma devo chiedertelo. Dov'eri ieri notte? Ero a casa. Sola? Sì, perché? Merda! Cosa? Devi stare molto, molto attenta a come ti muovi. Perché? Devi elencare tutti i tuoi spostamenti. Tutti sanno come stavano le cose tra te e Calvary. Tom. Devi stare attenta. Sei incredibile. Sto cercando di aiutarti. Sai cosa? Puoi andare a fanculo, Tom. Questa è la fine della parte 1. Controlla il registro, bevi qualcosa e tocca la casella quando vuoi continuare.